Doppia sfida Abruzzo-Lazio nella seconda giornata di ritorno di Serie D. Fiuggi e Trastevere sono le più dirette inseguitrici della capolista recanatese, ma hanno in Chieti e Notaresco ostacoli verso la rincorsa. Il Chieti ha iniziato forte il 2022, rotto il tabù Angelini, dove ha fatto il pieno con recanatese e Nereto. Ora la squadra di Lucarelli cercherà di non invertire il trend in trasferta, dove finora ha dato il meglio. Squadra che vince non si cambia, allora il Chieti potrebbe replicare lo stesso 11 di domenica scorsa, con Lucarelli che recupera due pedine per la panchina, il difensore Aquilanti e il centrocampista Verna che ha scontato la squalifica. Fiuggi ridimensionato nell'organico, ma che si è assestato bene dopo le turbolenze societarie. Continua a buttare punti sanguinosi in casa il Notaresco, che allora prova a riaffidarsi al suo ottimo formato trasferta, e a Roma servirà una gran prova contro il Trastevere, secondo in classifica, e che tra le mura amiche, dove è imbattuto in stagione, ha un rollino di marcia notevolissimo. C'è anche da vendicare la brutta sconfitta patita all'andata. Il tecnico Epifani potrebbe affidarsi a qualche giovane, Scimia e o Pampano. Solo una vittoria potrebbe riaprire spiragli per il primo posto. Insidiosa trasferta per la squadra abruzzese, che ha fatto meglio negli ultimi due mesi. La Vastese rende visita al Vasto Girardi con l'obiettivo di dare seguito alla rincorsa di una zona playoff che dista appena due punti. La società ha rinforzato la pattuglia di under con l'innesto del terzino Gabriele Tancredi in uscita dal Castelnuovo, ed è pronta ad affidarsi di nuovo ai gol della premiata ditta Alessandro Alonzi per sbancare il Ditella. Dopo lo stop forzato di domenica scorsa torna in campo il Pineto, che ospita un Monte Giorgio in ottime condizioni, 7 punti in 3 partite del 2022. I marchigiani hanno peraltro appena annunciato il tesseramento di un ex Pineto, il difensore Francesco Bertolo, che ha giocato fino a gennaio nel San Giorgio, nel girone H, e ora potrebbe debuttare contro gli ex compagni. Partito Minozzi, accasatosi alla Recanatese, il Pineto non sembra intenzionato a tesserare l'argentino Minella in uscita dai Leopardiani. La squadra di Pomante prova a rimettersi in carreggiata per la lotta playoff. Recuperato Barlafante, potrebbe debuttare il centrocampista brasiliano Bruno Caprioli, in arrivo dalla seconda serie svedese. Queste le sue prime impressioni. La mia caratteristica nel di campo è un giocatore marcador, guerreiro. Quando a gente sta con la bola, sempre tem qualità. Gioco a perna direita, che è la mia dominante. Mas é isso, é dar tudo dentro de campo, ajudar a equipe no que for possível, tanto na defesa quanto nos momentos de ataque. Futebol, pessoalmente, quero dar o meu melhor, quero ter meus objetivos individuais, isso é claro, mas quero ajudar muito a equipe, quero que a gente ganhe os jogos o máximo possível. Situazione semi disperata per il Nereto. Con appena 9 punti e a 11 di distacco dalla zona playout, la squadra di Del Grosso può solo cercare di vincere, anche se la scarsa consistenza della squadra rende tali propositi proibitivi. Domani al Comunale è atteso un Matese che può risentire del recupero di 3 giorni fa. Ancora i box per Covid il Castelnuovo, rinviata la trasferta di Fano.